I mondiali antirazzisti hanno un valore educativo intrinseco e riescono a trasmettere lo spirito del fair play meglio di qualsiasi lezione teorica. Oggi sentiamo che cosa ci hanno risposto i diretti interessati a proposito del valore educativo dei mondiali e le loro opinioni sul lavoro da fare e da svolgere nella lotta al razzismo nel calcio. Un aspetto molto importante dei mondiali antirazzisti, che riguarda da vicino il centro giovanile di Casalecchio, riguarda il valore educativo dei mondiali stessi rispetto sia agli adulti ma soprattutto ai giovani. Quindi abbiamo rivolto alcune domande all'educatore del centro giovanile Blogos, Daniele Festi, a questo proposito e poi abbiamo rivolto la stessa domanda anche ad Ashley Green, che sentiamo come ci ha risposto. Un valore educativo che è proprio insito nello sport calcio. È uno sport di squadra, per cui diciamo che dà la possibilità un po' ai ragazzi a capire cosa significa stare insieme, giocare insieme e fare parte di una squadra, per cui rimanere tutti nella stessa direzione. In più, i mondiali antirazzismo hanno messo insieme tantissime persone di nazionalità diverse, senza neanche imponendosi, anzi, di non avere nessun tipo di regolamentazione data da quello che di solito è l'arbitro, nel gioco del calcio. Per cui proprio era completamente autoregolata. Noi abbiamo fatto, mi pare, 5 partite, un numero di questo tipo, senza mai avere l'intervento di quello che veniva definito non l'arbitro, perché appunto l'arbitro non potevamo averlo, ma il responsabile del campo, insomma, per cui assolutamente, oltre al valore educativo dello sport in sé, c'è stato valore educativo dei mondiali antirazzismo, che è stato dato dai mondiali stessi, per cui senza che noi aggiungessimo nulla, a quello che già i mondiali e il regolamento dei mondiali ci spiegavano. I ragazzi hanno capito molto bene. Abbiamo letto insieme i regolamenti, abbiamo letto insieme quella che era un pochino così la linea generale per cui i mondiali sono stati pensati e da qualche anno fatti, e hanno capito assolutamente al volo, insomma. Ma io credo che i valori dei mondiali antirazzisti ti rimangono addosso perché li vivi, quindi non è una lezione, ma è un vissuto, quindi è il vivere fianco a fianco con gente di varie provenienze, di vario genere, dal background più diverso, ripeto, c'è il gruppo Ultras schierato politicamente antirazzista, c'è l'associazione, c'è la comunità di immigrati, c'è la comunità di amici che viene da qualche paese in giro per l'Europa, se non addirittura dagli Stati Uniti come è successo, da Israele, barra Palestina. E quindi hai un vissuto totale che poi dopo non può non lasciare il segno. E questa penso alla forza dei mondiali, hai capito?